Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Guardi, intanto io continuo a ripetere che non sono paragonabili le elezioni amministrative, che sono un voto sostanzialmente anche sulla persona che si propone ai cittadini di un comune, con le elezioni politiche, che è un voto politico, un voto d'opinione, un voto su un programma, un'idea di paese. Sono due cose, secondo me, che si fa un errore di sopravvalutazione o sottovalutazione paragonare questi due appuntamenti elettorali. Detto questo, ieri ho detto la stessa cosa, perché conosco la vostra motivazione. Quando mi hanno detto 5 Stelle sono pazzo sparito, ho detto ragazzi, però 5 Stelle hanno sempre avuto problemi con le amministrative. Possiamo parlare delle amministrative del 5 Stelle e quanto vogliamo. Beh, dopo 10 anni, se non sono radicati sul territorio, abbiamo sentito 40.000 De Profundis rispetto al movimento. Però sul reddito di cittadinanza ci picchia, cioè se Conte è sparito sul reddito, allora vuol dire che veramente c'è un problema di comunicazione, perché noi abbiamo lanciato una manifestazione per il 17 di giugno per dire no e basta alle vite precarie che questo governo vuole portare avanti, non soltanto abolizione del reddito di cittadinanza, ma ritorno al precariato con questo decreto precariato che il governo ha fatto, si è permesso di fare il 1° maggio con il ritorno ai contratti precari, un governo che non ha intenzione di stabilire una soglia minima legale di salari, quando oggi Visco, il governatore della Banca d'Italia, ha detto guardate che è un tema di equilibrio sociale e andrebbe introdotto, visto che l'Italia è l'unico, uno dei pochi paesi in Europa che non ha un salario minimo legale e i salari sono fermi al palo. Quindi queste sono battaglie che noi portiamo avanti dalla nostra nascita e non smetteremo mai di combattere per questo. Quindi dico a tutte quelle persone che erano in piazza quel giorno in piazza, perché lo sai cosa circola tra noi, di venire con noi in piazza, i miei colleghi un po' maligni, che voi in realtà vi siete stati in un momento di feeling col centrodestra, perché la RAI, lei posti, Bonafede, cioè avendo fatto gli accordi, alla fine sulle vostre grandi battaglie siete un pochino più morbidi, perché avevate alcune cose da incassare. Questa circola come notizia. Ma guardi, la ringrazio di aver introdotto questo tema, perché ci tengo a dire una cosa: in democrazia ci sono dei ruoli che sono riservati all'opposizione proprio per una questione di garanzia. Cioè non c'è un inciucio che il centrodestra ha concesso all'opposizione alcuni posti rilevanti. Ci sono dei ruoli di garanzia, così come nelle commissioni di vigilanza, così come nella commissione di... Ma Renzi è il primo che fa inciuci da sempre con destra, sinistra, compagnia cantante. Adesso mi deve fare lezione Renzi a me. Noi inciuci non li abbiamo mai fatti, ne andiamo fieri, ma pretendiamo che in una democrazia i ruoli di garanzia che la Costituzione e le leggi prevede che siano riservati all'opposizione, siano riservate all'opposizione. Poi se questo lo chiamate inciucio, noi chiamiamo rispetto della Costituzione e rispetto della democrazia. Allora, sarebbe uno scandalo se non fosse così. L'unica cosa, e chiudo, perché ci tengo a dire questo, perché voi giustamente fate molti servizi giusti sul reddito di cittadinanza, sulle persone che non ce la fanno ad arrivare a fine mese, sulle persone che prendono stipendi da fame, che sono le persone aggredite dalle politiche di questo governo fino ad ora. Ma io registro che ad otto mesi dall'inizio di questo governo, il governo non ha fatto altro che prendersela con i giovani, i poveri e i precari, e nulla contro le persone che veramente hanno fatto extra profitti miliardari sulle spalle della povera gente. Allora facciamo una cosa, prima era la parola a Dragoni, Castelli ed...